Nazmul, allora, ci vuoi raccontare da quale paese provieni e qual è stato il tuo lungo viaggio per arrivare qui, in Italia, a Napoli, nella struttura del ponte? Sono Napoli? No, da quale paese per arrivare qui a Napoli? Dal Bangladesh fino a Ah, qua, cosa hai fatto? prima dal Bangladesh, poi aereo di Dubai. Poi Dubai, sì. aspettare 1 giorno, poi torniamo da Mysore. Poi aereo di Libia. Poi aspettare 2 anni. 2 anni in Libia. Sì. Sì, 1 anno di lavoro, poi 1 anno di mafia, di questo, come si dice, Prigione. sì, regione. No. E che lavoro facevi in Libia? Lavoro di panettiere, cornetto, così. Ok, ok. E in prigione invece com'è stata la tua vita in prigione? Dura? Che cosa hai fatto lì quando eri in prigione? Sì, questa prima questo loro con così, poi detto di tu pagare soldi alto qualcosa, poi toccare sempre così. Ah, quindi ti hanno chiesto dei soldi lì. Sì. Loro bisogno di soldi. Poi Poi dalla Libia, come hai fatto ad arrivare qua in Italia? Barca. Libia di barca. Barca Barca di fino arrivo di Sicilia. Vai Sicilia. aspettare qua 2 mesi. Poi 2 mesi. questo con qua, ragazzi con Bono, poi arrivo con Napoli. Ah, ok, lì non ti trovavi bene e sei stato Sì, portato qua a Napoli. Napoli. E il viaggio invece che tu hai fatto nel mare, come ti sentivi tu? Che cosa provavi? Paura? Sì, tanti paura, Tanta come no? paura. Sto paura, sì. A che cosa pensavi tu sul mare? Alla tua famiglia? Non lo so. Pensare solo mamma, papà, così. Che sono rimasti nel tuo Sì, paese. qua sì, io arrivo, poi lavoro, poi mi aiutare con mamma, papà, Ho così. capito. Ma tu quanti anni hai adesso? 17 anni. 17 anni. E Sì. quando sei arrivato qui in comunità, hai visto che ci sono altri ragazzi come te che non No, sono solo con loro. solo con Sì. loro? Ok. E come ti trovi con loro, con me che sono italiano, con i Sì. preti? Qua tutti bravi ragazzi. Uguale con fratello. So, Fratelli. tutti. Tutti fratelli. Insieme, sì. Sì. E che co... Mangiare, dormire, girare, studiare tutti insieme. Perfetto. E come vivi questa situazione lontano da casa? Come ti senti tu? Cioè, stando lontano dalla tua famiglia? Sì. Solo parlare con mia papà, penso di sempre papà, mamma, così. Ah. Ok, e invece per quanto riguarda la religione, io sono cattolico, i sacerdoti sono cattolici, tu invece sei di religione musulmana. Sì. C'è conflitto oppure tranquillo, pace? No, questo no, non è problema, questo è normale, per tranquillo, non è problema così. E che cosa vorresti fare tu da grande invece, qui in Italia oppure in un altro paese del mondo? Cosa ti piacerebbe fare? Mi piace di lavoro, non lo so adesso, poi vediamo dopo, però adesso io fare con cucina. Con cucina. Ti Sì. piace cucinare? Sì, come E il cibo italiano ti piace? no? Sì. Mi piace cucinare, non è come. Va benissimo, grazie mille. Prego. E invece questi minori non accompagnati, togliendo la parola straniero, questi ragazzi come si rapportano poi con le loro religioni, con la nostra religione? La stragrande maggioranza è musulmana. Abbiamo avuto anche cristiani, abbiamo avuto anche qualche ragazzo induista. Anche i cristiani abbiamo avuto ortodossi, cattolici o di qualche gruppo religioso presente nel loro territorio con origine cristiana. Allora, prima di tutto c'è il rispetto reciproco della religione. Naturalmente, come c'è il diritto allo studio, alla salute, alla residenza, al riconoscimento, c'è il diritto anche alla fede, no? A manifestare la propria fede. Quindi è giusto che anche nel nostro territorio loro possano pregare
qualche stanza si trasforma in moschea, in un angolo. È ammirevole questi ragazzi di 16-17 anni come ci tengono la preghiera. Io sfido qualche sacerdote a trovare un gruppo di giovani così fedeli alla preghiera. Per carità, ci saranno sicuramente in tante chiese, in tante parrocchie, gruppi di giovani rivolti alla preghiera, ma questi giovani pregano proprio intensa, è una preghiera di provvidenza, di fede in Dio. Questo Dio che è grande, il famoso Al-Akbar che noi sentiamo, non è altro che riferisse che Dio è grande, non perché noi ovviamente sentiamo questa frase come una frase negativa, che i musulmani che fanno gli attentati usano questo termine, ma in origine loro, Dio Al-Akbar non è altro che questa provvidenza di Dio, è grande perché è misericordioso, perché è provvidente, e questo è bello. Come si dialogano i due elementi? Non poche volte abbiamo pregato insieme, all'inizio del Ramadan, alla fine del Ramadan, in qualsiasi esigenza. Per esempio la settimana scorsa è giunta la notizia che era mancata, è morta la mamma di un ragazzo musulmano. Bene, la sera ci siamo ritrovati tutti quanti noi e abbiamo pregato, i cristiani e i musulmani, non in sedi separati, io in chiesa e loro in moschea o in una stanza, no, insieme abbiamo pregato. Non trovo questi elementi discordanti, devo dire la verità, nei ragazzi, perché c'è il rispetto reciproco della fede, e loro sanno che sono un ambiente cristiano, sanno che è un ambiente cattolico, sanno che io sono un sacerdote e sono contenti di stare in questo ambiente religioso. Perfetto, grazie mille Don Mario. Grazie a voi. Pace e bene. Concludiamo il nostro percorso dell'apporto del francescanesimo all'economia attraverso l'impegno e il magistero di Papa Francesco. Non, per ovvi motivi di tempo, il mio intervento è di una sintesi estrema con tutti i limiti che una sintesi comporta. Vorrei, attraverso il riferimento all'encilica Laudato Si e Fratelli Tutti, condividere con voi alcune chiavi di lettura importanti. Papa Francesco, anche in comunione con il Magistero della Chiesa sulle questioni economiche, pone al centro l'uomo nella sua dimensione di persona, ma detto questo non a discapito della dinamica economica e degli sviluppi economici. E Papa Francesco distingue una sana economia da una cattiva economia. Per sana economia, un'economia che tenga conto delle leggi dell'economia, del mercato, ma che non vengano applicate a danno della persona, cioè a danno della persona schiacciandola, ma al contrario sia a servizio della persona. E un'economia a servizio della persona non è detto che diventi un'economia fallimentare. Papa Francesco recupera il concetto di bene comune. Il concetto di bene comune in realtà è un concetto che tiene conto della persona, ma anche degli interessi di chi investe. E tenendo conto del bene comune, quindi della dimensione, se vogliamo, antropocentrica e anche degli interessi dell'economia, in un equilibrio che non è certo semplice, non è detto che l'economia alla fine possa cedere su quelli che possono essere un lecito e ragionevole guadagno. Al contrario. Il discorso è quello di moralizzare l'economia e cercare soprattutto di renderla umana, recuperando la centralità della persona. E questo avrà anche delle conseguenze rispetto al creato e alla natura. Tutte le problematiche oggi legate alla natura e ai problemi che si sono verificati nel mondo sono causati appunto da un abuso della natura, un abuso che ecco, non ha tenuto conto della casa comune e del concetto di bene comune. Rispettare la natura non è una sorta di slogan ecologista. Un sano ecologismo sa molto bene che ecco, rispettando la natura, l'uomo in fondo rispetta se stesso, e rispettando la natura rispetta il proprio habitat naturale, tenendo sempre conto appunto di quello che è lo sviluppo della casa comune, del bene comune. Non è semplice, ma in fondo Papa Francesco traduce in un linguaggio a noi oggi più vicino e forse più diretto e immediato quello che è stato l'apporto dei francescani e del francescanesimo all'economia.
Non abbiamo avuto la pretesa di offrire delle formule vincenti o delle formule magiche. Ogni esperienza umana ha le sue luci e le sue ombre. Abbiamo soltanto cercato di dare il nostro contributo partendo dalla nostra umanità. E Papa Francesco sa molto bene come l'uomo nella sua dimensione umana, con le sue luci e le sue ombre, non è immune da realtà che potremmo oggettivamente definire di peccato, ma l'uomo può anche imparare dai suoi errori e riscattarsi attraverso la capacità di saper costruire e di poter poi trasformare il male in bene. Quello che è veramente importante è la volontà dell'uomo di capire realmente che curando il bene comune e curando la casa comune che è la terra, il primo beneficio che potrà portare a se stesso e poi agli altri. In questa dimensione di bene e di generazione del bene si potrà creare le condizioni anche di un'economia del volto umano. L'historia magistra vitae, la storia maestra di vita. Impariamo dalla storia dei nostri errori per non ricommetterli più. In fondo il francescanesimo e il magistero del Papa e il magistero dei papi in questi 2000 anni hanno voluto rimarcare questa dimensione, che l'uomo abbia il coraggio di recuperare la propria dimensione umana per recuperare la parte vera di se stessa e vedere, come aveva visto Francesco nel creato, quella perfettibilità che rimandava al creatore. In questa dimensione, il rispetto della natura e del creato e della nostra casa comune, ecco, è un rispettare il piano di bontà e di bene che Dio ha voluto per l'uomo, lasciando all'uomo la libertà di poterlo gestire. Non dimentichiamolo e soprattutto, come dice San Paolo, mentre operiamo facciamo il bene.